Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo farvi vedere ciò che ho creato con Dream League Soccer 2022, e cioè guardate un po' la nazionale italiana di calcio. Ma non sono solo quegli 11, perché guardiamo bene la formazione. In porta ovviamente Gianluigi Donnarumma, Calabria che ho preferito di gran lunga a un certo Di Lorenzo, difesa irremovibile con Bonucci e Chiellini. E sulla fascia sinistra Leonardo Spinazzola. Centrocampo, irremovibile anche qui, tridente con Barella, Verratti e Jorginho. O Jorginho e Verratti, come volete voi. Sì, forse è più giusto così. Comunque, è il tridente d'attacco composto da Chiesa, Immobile e Insigne. Quindi diciamo che è piuttosto invidiabile come formazione. Ci ho messo parecchio tempo nel farla. Comunque, guardiamo invece i sostituti. Acerbi, Zaniolo, Palmieri. Io ho deciso di mettere anche Filippo Romagna, non si sa mai. Manuel Locatelli, Alessandro Bastoni. Come secondo portiere ho deciso Emi Laudero, avevo anche Sirigu, che però ho voluto vendere per comprarmi niente di meno che Sandro Tonali. Comunque, continuiamo con Scamacca, Tonali appunto, Di Lorenzo, Domenico Berardi, Bernardeschi, Florenzi. Ho deciso di comprare anche Pobega perché può essere una bellissima alternativa a uno tra Jorginho e Verratti, lo stesso Barella. Poi proseguiamo con Ken Belotti. Ho messo anche Caldara, anche se Caldara sinceramente non ha promesso tutto quello che doveva mantenere. Oppure, gioco di parole, scusate, non ha mantenuto quello che prometteva, anche perché sembrava un difensore molto più all'altezza della situazione, invece ha fatto differenza solo per qualche anno nella sua cara idolatrata Atalanta. Poi Pessina, ragazzi, qui devo aprire un discorso perché Matteo Pessina, cioè noi abbiamo vinto un europeo con Pessina. Vabbè, qui ho detto tutto. È stato scandaloso nelle ultime uscite con l'Atalanta, cioè davvero inguardabile. Non sembrava nemmeno lui, anche perché è da un po' di tempo che ha perso tutto quello che aveva nel suo bagagliaio, nel suo repertorio calcistico, tattico. Continuiamo con Piccoli. Questa poteva essere una grande promessa, purtroppo l'hanno venduto, l'hanno mandato se non sbaglio allo Spezia, vabbè. Cristante, uno per cui il nostro carissimo CT, tra i più disastrosi degli ultimi 50 anni come CT, forse anche peggio di Ventura, perché Ventura è arrivato secondo in un girone di ferro con la Spagna davanti, quindi non è poco. Invece, se Mancini si è fatto buttare fuori ai playoff da una modestissima Macedonia del Nord. Comunque, sto Mancini che stravede per Cristante. Io sinceramente non vedo tutta questa forza di Cristante nel far parte della nazionale e soprattutto di entrare in ogni partita. Comunque, Caputo, ho deciso di mettere anche Caputo un po' per nostalgia più che altro, per le uniche due partite che ha fatto in azzurro, una in cui ha anche segnato un gol contro l'Estonia, amichevole ovviamente. Comunque, vabbè, ci sta. Masiello, ragazzi. Jack Raspadori, tra i più rari calciatori da trovare su Dream League Soccer. E ve lo garantisco perché ci ho impiegato una vita a trovarlo, col talent scout. Castrovilli, Alessio Romagnoli, Mancini. Poi ho messo anche El Shaarawy, Pellegrini e per ultimo ragazzi, guardate chi, Toloi ragazzi, noi pensavamo di andare ai mondiali con Rafael Toloi, il miglior difensore centrale degli ultimi 10 anni della nostra nazionale italiana di calcio, Rafael Toloi, cioè solo un nome mi fa ridere per non piangere. Ma soprattutto mi fa piangere il fatto che uno come Rafael Toloi sia davanti a un certo Di Marco, a un certo Calabria, a un certo Biraghi, se possiamo intendere come fascia, ma anche proprio come tutto il repertorio
difensivo, a un certo Alessio Romagnoli, Rafael Toloia davanti a tutta questa gente qua, ragazzi, anche ad Armiana, cioè, ma davanti a chiunque, è assurdo. È assurdo, ma perché Mancini non ha un minimo di intelligenza tattica? Perché sì, Toloia è un modesto difensore, non è bravo, non è un bravo difensore. E comunque, noi pensavamo davvero di andare ai mondiali con Rafael Toloi, uno che è letteralmente scappato di casa perché lui ha origini brasiliane e lì è che doveva rimanere. Comunque, questa è la mia nazionale italiana di calcio. Io ho cercato di fare il meglio possibile, sicuramente potevo prenderne altri al posto di alcuni che ho già. In ogni caso, più di 40 calciatori non posso avere nella squadra e questo è un grandissimo peccato perché altrimenti avrei fatto una rosa molto allargata. E comunque sfido voi a non invidiare questa formazione qua e soprattutto tutti questi calciatori italiani in un'unica squadra. E detto questo, vi saluto. Ciao a tutti.